L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta entrando in aula in questo momento, e il pubblico si alza in piedi per accogliere il nostro Presidente. Eccolo che arriva, reduce dall'incontro di ieri al CSM, di cui vi abbiamo mostrato delle immagini, con la desecretazione degli atti relativi al rapporto complesso, come si è visto, tra il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui il Presidente della Repubblica è Presidente appunto, e il grandissimo magistrato. Che vedete che il Presidente ha appena finito di salutare Pietro Grasso, Presidente del Senato, che salutiamo, e adesso saluta, appena salutato, Maria Falcone. Questo sventolio di bandiere. E questo è stato l'applauso più sentito, più forte. Rivolgo un saluto a tutti i presenti, a Maria Falcone, alle autorità istituzionali, a iniziare al Presidente del Senato, ai familiari delle vittime di mafia, ai ragazzi che si trovano in quest'aula e a quelli che si trovano altrove. Sono passati 25 anni dalla strage di Capaci e tra poche settimane ricorreranno da quella di Via D'Amelio. 25 anni sono tanti. Un'intera generazione di giovani e di ragazzi italiani è nata e cresciuta dopo quei crimini efferati. Il nostro paese, il mondo, le condizioni di vita sono profondamente cambiati da quel 1992. I mutamenti politici, sociali, di vita quotidiana prodotti dalla rivoluzione tecnologica e dalle applicazioni del progresso scientifico sono così incalzanti da rendere rapidamente obsoleti avvenimenti e condizioni del passato. Nell'arco di un decennio, guardando indietro, si ha l'impressione di trovarsi in un'altra epoca. Anche questa attraversata e flagellata dal male e dalla violenza, come ci rammenta il crudele attentato di ieri a Manchester. Eppure, malgrado il tempo trascorso, il ricordo di quei giorni lontani di Palermo, così drammatici, così cupi, così segnati da tanta violenza e tanto dolore, permane pienamente vivido in Italia e nel mondo e provoca tuttora orrore e coinvolgimento, non soltanto in chi li subì personalmente o in chi li visse da vicino. Non possono essere dimenticati quei giorni delle stragi, con l'assassinio di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, delle donne e degli uomini delle scorte, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Con l'assassinio di Falcone e quello di Borsellino, già allora considerati da tanti, non soltanto in Italia, simbolo e riferimento nella lotta a Cosa Nostra, sembrava che insieme al dolore prevalesse lo scoramento.
che è il sacrificio di tante persone cadute nella lunga lotta alla mafia si rivelasse inutile, che la mafia, piegata e sconfitta nel maxi processo, si fosse rialzata prendendosi la rivincita e con essa il suo perverso potere. Ma la paura e la sfiducia non hanno avuto la prevalenza. La società civile, a partire da quella siciliana, ha acquisito da quei giorni una consapevolezza e una capacità di reazione crescenti e destinate a consolidarsi nel tempo. La memoria di persone come Falcone e Borsellino continua ad accompagnarci. Il loro sacrificio viene ovunque ricordato con commozione e il senso del loro impegno viene trasmesso e viene assunto in maniera condivisa soprattutto a tanti giovani, giorno dopo giorno. Anche per le istituzioni è necessario non limitarsi al dolore e al ricordo. Non era questa la visione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Non hanno vissuto e lottato per questo, ma per realizzare e sollecitare un impegno operativo, concreto, ininterrotto contro l'attività e la presenza della mafia. Falcone e Borsellino, siciliani, profondi conoscitori della realtà della loro terra, rifiutavano e respingevano la concezione falsamente mitizzata e insieme rassegnata della invincibilità della mafia e della sua impenetrabilità, quasi che essa fosse in qualche modo connaturata alla storia, alla mentalità e in definitiva al destino della Sicilia. A Marcel Padovani, Falcone disse che bisognava rimuovere tutti i luoghi comuni, storici, politici, sociologici o culturali, che di fatto costituivano alibi per non intraprendere una ferma lotta alla mafia. Giunse coraggiosamente a ribaltare la tesi per cui, sono sue parole, la mafia non può venire efficacemente repressa senza un radicale mutamento della società, della mentalità, delle condizioni di sviluppo. E concludeva: ribadisco al contrario che senza la repressione non si ricostituiranno le condizioni di uno sviluppo ordinato. E difatti questo, quello della prevenzione e della repressione, affidate alla magistratura e alle forze dell'ordine, in assoluto il primo elemento di efficace contrasto contro qualunque forma di criminalità organizzata. Devono esservi affiancate istituzioni politiche e amministrative trasparenti ed efficienti, che rifiutino, contrastino e denuncino ogni collusione o infiltrazione. Un'azione della scuola è necessaria e di ogni altra realtà educativa per la formazione delle coscienze, per la legalità, il rispetto degli altri e la libertà della convivenza. Ed una condizione di alta occupazione, perché un tessuto sociale sereno e solido resiste meglio a pressioni e influenze criminali. Tante volte nei discorsi e negli scritti di Falcone e di Borsellino, nei loro ricordi traspare l'amore, la tristezza e il desiderio di riscatto per la loro isola. Così Paolo Borsellino ricordò l'amico subito dopo la sua morte. Non poteva ignorare e non ignorava Giovanni Falcone l'estremo pericolo che egli correva. Perché non è fuggito? Per amore verso la sua terra. Borsellino parlava di Falcone, ma condividendone impegno e motivazioni parlava anche di sé. Condivisero tanto, come ben rappresenta e raffigura la splendida foto che abbiamo di fronte. Condivisero tanto l'impegno, l'amicizia, la professione, gli ideali, il pericolo. Condivisero anche amarezze, attacchi ingiusti, critiche immotivate, invidie e ostacoli. Condivisero anche il rifiuto della rassegnazione.
Non aspettavano fatalisticamente che arrivasse qualcuno dall'esterno capace di liberare la Sicilia dalla presenza della mafia. Falcone e Borsellino e tanti altri a quella presenza hanno inferto colpi e sconfitte fondamentali, con risultati di grande efficacia. Il maxi processo, condotto magistralmente sulla base delle intuizioni e del lavoro di Giovanni Falcone, ha costituito una svolta radicale nella guerra dello Stato contro Cosa Nostra. Sul banco degli accusati finirono non soltanto singoli gregari, ma, come abbiamo visto poc'anzi nei filmati, l'intero mondo della mafia. Le rivelazioni dei collaboranti, gestiti con sagacia e fermezza, svelavano organigrammi, regole, codici e linguaggi, sfatando il mito dell'impenetrabilità dell'organizzazione mafiosa. Con quella sequela di condanne, la mafia perdeva inoltre quella pretesa di invincibilità che aveva sempre rappresentato uno dei suoi capisaldi. Il risultato così importante del maxi processo non fu dovuto a una concomitanza di circostanze favorevoli, ma all'impegno, alla determinazione, al coraggio anzitutto dei suoi ideatori e di chi lo condusse. Esso era il risultato di un metodo innovativo, sperimentato sul campo da molti anni, che vedeva la mafia come un fenomeno unitario, una impostazione preziosa e lucida, che esigeva insieme coordinamento, collaborazione e approfondita specializzazione tra magistrati preposti al suo contrasto, strumenti di indagine sempre più moderni ed efficaci, sviluppo della collaborazione internazionale. Non fu certo casuale che alcuni mafiosi di peso nel loro mondo decisero di collaborare con i magistrati. Era uno dei risultati di quella professionalità specifica nella gestione delle indagini che Falcone rivendicava come elemento irrinunziabile nella lotta alla mafia. Una condizione che oggi, con le procure antimafia nazionali e distrettuali e con l'intensificarsi della collaborazione a livello internazionale, con la creazione di strutture apposite, ci sembra persino scontato, ma che pure trovò negli anni di Falcone obiezioni e ostilità. Oggi quelle impostazioni, quel metodo sono la base della legislazione antimafia non soltanto in Italia, ma in tante parti del mondo. Da allora si sono fatti grandi passi in avanti nel contrasto alla mafia e va sottolineato come motivo di orgoglio della nostra democrazia che i risultati sono stati raggiunti, così come è avvenuto e avviene nella lotta contro il terrorismo, utilizzando al meglio le regole dello Stato di diritto. In occasione del maxi processo, l'Italia nel suo complesso fu capace di far sistema contro la mafia. Giudici e forze dell'ordine anzitutto, e nella loro responsabilità Parlamento, Governo, attraverso i ministri di allora dell'Interno e della Giustizia, giornalisti e pubblica opinione ne furono partecipi. Lo stesso impegno di autentica coralità nazionale visto nel maxi processo di Palermo è richiesto anche oggi per fronteggiare le insidie persistenti di una criminalità mafiosa che, seppur colpita, mantiene una grande capacità di trasformarsi e mimetizzarsi. Cari ragazzi, oggi avete sentito, avete reso a voi stessi in realtà, testimonianze importanti, molte, sulla vita e sull'opera di uomini di grande valore. Vorrei soltanto aggiungere una riflessione. Falcone, come Borsellino, come tanti altri servitori delle istituzioni caduti in Sicilia o altrove, erano straordinari nel loro impegno, ma si sentivano ed erano persone normali. Le doti di tenacia, di coraggio, di intuizione, di intelligenza, di rigore morale erano presenti in loro in grande misura, ma i loro sono stati comportamenti che ogni persona, ciascuno di noi, può esprimere compiendo scelte chiare e coerenti. Quegli uomini oggi
costituiscono punti di riferimento, ma devono essere soprattutto esempi. Falcone, che prevedeva che prima o poi avrebbero tentato di ucciderlo, ebbe a dire, come è noto, gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. È un richiamo per tutti, soprattutto per chi assume responsabilità istituzionali. Mi rivolgo particolarmente a voi, ragazzi. Oggi e per il futuro, le idee, la tensione morale di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, camminano anche sulle vostre gambe, sulle vostre idee, sui vostri comportamenti. Vi auguro di esserne, come oggi, sempre consapevoli.